Viene tagliato il nastro nella nuova sala convegni all'interno della sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri della provincia di Caltanissetta dopo alcuni lavori di ristrutturazione. Nella sede dell'Ordine dagli anni 70 la sala viene inaugurata attraverso una cerimonia svoltasi nel primo pomeriggio di martedì 27 settembre in presenza del presidente dell'Ordine Giovanni d'Ippolito, dei componenti del consiglio direttivo e di padre Giuseppe Anfuso, che ha benedetto la nuova ala. È stato anche ricordato il cardiologo Angelo Farinella, venuto a mancare nelle scorse ore all'età di 91 anni. È un passo importante in quell'ottica che vede al primo posto il decoro della professione medica, e diciamo che oggi viene inaugurata una sala convegni, sala istituzionale del nostro ordine, assolutamente decorosa rispetto ai tempi passati, che erano altri tempi completamente, per cui oggi viene inaugurata una sede multimediale, una sede nuova, una sede assolutamente che sarà messa a servizio di tutti i nostri iscritti per quello scambio interculturale che avviene attraverso i corsi che normalmente noi svolgiamo ogni anno. Purtroppo nelle scorse ore è giunta notizia del decesso del dottor Angelo Farinella, nome conosciutissimo come cardiologo, come medico, come uomo di alto livello. È anche un uomo molto attaccato all'istituzione, al nostro ordine, per cui ci è sembrato doveroso e nato dal cuore da parte di tutti i colleghi presenti tributare a lui un omaggio di un minuto di silenzio. Nella sala appena inaugurata si è svolto un corso sulla ginecologia. Si tratta della salute della vagina in un periodo storico in cui l'età media è raddoppiata in 100 anni, per cui abbiamo un numero elevato di donne che ha problemi nel periodo post-menopausale, e quindi è necessario intervenire in maniera adeguata per permettere a loro di avere una qualità di vita ottimale, anche perché negli ultimi anni si è conquistata uno stile di vita diverso sia da un punto di lavorativo per le donne sia di coscienza sessuale, per cui negli ultimi anni diciamo, la sessualità ha conquistato spazio negli anni più avanzati. Per questo è assolutamente necessario che tutti i fastidi che sono legati alla carenza ormonale post-menopausale siano attenzionati e curati.